Nasce a Corbetta il progetto civico Idee per Fare, che si propone come una nuova realtà nel contesto politico in vista delle elezioni amministrative del 10 ottobre e il suo posizionamento è chiaramente in contrasto con quello del sindaco Marco Ballarini. Dopo l'annuncio del centrodestra unito, ecco quindi un'altra novità dovuta soprattutto alla presenza di un ex illustre della giunta del sindaco, cioè Maurizio Cattaneo, 30 anni, che nel dicembre 2017 lasciò la giunta senza polemiche ma in evidente contrasto. Oltre a lui, alla presentazione del progetto, due noti imprenditori del territorio, cioè Maurizio Sala e Renzo Bassetto, presidente della SD Corbetta Calcio 1921, la società che da settembre dovrà probabilmente lasciare la città. Ho finito 5 punti per cui noi facciamo questa lista civica. Deve essere chiaro che per noi il sindaco è sindaco di tutti. Primo punto. Secondo punto, il primo cittadino dovrà collaborare con i sindaci del territorio, perché sa perfettamente che solo uniti si possono richiedere migliori infrastrutture per l'Ovest di Milano, che ne è carente da anni praticamente. Terzo punto, il nostro sindaco sa perfettamente che i corpi intermedi e le associazioni sono fondamentali per la nostra città, soprattutto per Corbetta. Pertanto ci impegniamo a dare più spazio alle cooperative e a tutte le associazioni in ogni campo. Il nostro sindaco ha a cuore la scuola come punto principale e fondamentale. Guarderemo sicuramente la logistica, i mezzi a disposizione, i tablet e via discorrendo, ma costruiremo più di tutto un dialogo affettivo ed effettivo tra corpo docente e famiglia. Quinto punto, il dialogo tra il sindaco e i cittadini è importante, fondamentale, ma non deve mai eludere le prerogative della giunta e degli assessori, i quali mantengono il dovere di svolgere il loro compito e di adempiere alle loro responsabilità. Il nostro sindaco però cercherà sempre il consenso e non avrà mai e avrà come stella polare l'unità e la coesione di tutti i cittadini.